Cari amici rosanero, finalmente è terminato questo calciomercato invernale di gennaio 2024. Un calciomercato che ci ha sfiniti, proprio che ci ha fatto rimbambire. Veramente un mese infinito che stavamo lì a dire: ma basta, lasciateci in pace, lasciate. Perché poi in contemporanea alle partite è veramente un disastro, ragazzi. Quello segna due gol, lo stavi per cedere, non lo cedi più. Quell'altro, cosa fatta, appunto, visite mediche prenotate, segna due gol. Cioè, un casino, ragazzi. Cioè, fare un mercato così è veramente incredibile. Io lo dico sempre, il mercato per me deve durare meno possibile. E, diciamo, basterebbe tipo una settimana, che ne so. Fai una settimana, è tutto concentrato in una settimana. Boh, blocchi le partite per una settimana, fai quello che devi fare e poi riprendi. Perché così, ragazzi, è veramente assurdo. Tanto tutte le trattative importanti, alla fine, te le porti sempre a ridosso della scadenza. Quindi, che senso ha? Comunque, facciamo un recap, facciamo un riassunto degli acquisti, che sono tre in realtà, del Palermo, che ormai conoscete tutti, e li commentiamo insieme dopo una valanga di nomi, ragazzi. Ma quanti nomi sono stati fatti? Mi ricordo Cistana per la difesa, e Corrado, e Ghiomber, e Pierotti, e Sec, e Belotti si è fatto pure una roba tipo assurda, e Caso, Verde, e ragazzi, una serie di nomi. Ne fosse arrivato mezzo, poi vabbè, Amian, il Palermo che ha puntato Amian, ragazzi, una cosa tipo da giramento di testa. Alla fine sono arrivati Diakité, Ranocchia e Ciaka Touré alla fine, proprio nel photo finish, che addirittura proprio Corini non è riuscito nemmeno a commentare questo terzo acquisto, perché non era ancora arrivata l'ufficialità, che erano le 18:30 ancora, mancava un'ora alla fine del calciomercato. Quindi proprio ci siamo ridotti proprio alla fine. E cosa dire di questi tre acquisti? Allora, io il mio voto lo darò alla fine. E intanto li commento. Allora, noi avevamo bisogno di due cose principalmente, proprio bisogno di un terzino destro forte e di un giocatore dai piedi buoni. Quante volte abbiamo detto, ho sentito dire, ho letto sui social che Stulaz non era abbastanza, che serviva qualcuno coi piedi buoni a centrocampo, che serviva un regista, che serviva. E Palermo ti ha preso Ranocchia, ti ha preso Diakité e ti ha preso ti ha coperto i due ruoli che tutti volevamo fossero coperti, forse le due più grosse mancanze, diciamo, tra virgolette. Dal punto di vista della copertura proprio uomini, si era parlato anche di un altro terzino, perché c'era stata la trattativa Venuti, che è stata aperta fino alla fine, ma a questo punto mi viene da pensare che il Palermo numericamente pensa di essere a posto. Quindi c'hai a destra tre potenziali giocatori, Diakité, Graves e Buttaro, a centrale per sostituire fino a marzo Lucioni potrebbe esserci comunque, cioè, Nedel Searu, che secondo me ormai è il titolare, con comunque anche Graves e Diakité che possono coprire quel ruolo. Di là c'è Caroni, Marconi e rimane fisso Lunde, Aurelio. Quindi sei coperto dal punto di vista numerico. Quindi evidentemente il Palermo ha detto: non vogliamo prendere altro, non c'è stata l'occasione di prendere altro, quindi boh. Cistana poi ha rinnovato col Brescia, quindi vabbè, e si è infortunato, sono state delle questioni un po' così, e quindi il Palermo in difesa si è tutelato in questa maniera qua. Ha preso Diakité, che secondo me è un grande acquisto, perché è giovane, under, è futuribile, il classico acquisto, ma tutti e tre gli acquisti sono così, hanno queste caratteristiche: giovani, under e futuribili. Sono quegli acquisti che piacciono tanto al City Group. A centrocampo hai preso uno che è veramente stata una trattativa, ragazzi, che è durata tantissimo, perché comunque l'Empoli doveva trovare il sostituto, mandare indietro Ranocchia alla Juve, che poi ha venduto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, compresi bonus, da quello che ho capito, una cifra altissima per una squadra di Serie B. Diciamo che è per me un acquisto importante. Ranocchia, secondo me, in B è sprecato, no? Diciamo, ho quell'impressione lì. Quindi è anche lui giovanissimo, under, insomma, bell'acquisto. Ragazzi, non si può dire nulla da questo punto di vista.
E poi c'è stata a un certo punto la richiesta, cioè questo bisogno di migliorare in attacco, perché c'era Valente che, essendo in scadenza, aveva bisogno, cioè aveva bisogno, forse poteva trovare un futuro diverso da qualche altra parte. Si è avvicinato a casa, è andato a Padova, noi lo abbiamo salutato, un giocatore che ha dato tantissimo a questa maglia. E fa parte della storia del Palermo per sempre. Mentre Matteo è andato via un po', diciamo, in maniera un po' meno acclamata, tra virgolette, cioè più che altro si è riscoperto forse una solidarietà verso questo giocatore che non sembrava esserci quando lui giocava, perché sembrava vittima di offese cioè, totali. Invece la gente si è unita. Diciamo che quando ti liberi del problema, poi alla fine diventi più buono, mettiamola così. E quindi ci sono stati saluti commossi a Matei. Però a parte quello, c'è stato questo bisogno, c'è stata la trattativa che portava a Soleri al Mosel, Soleri al Modena, perché diciamo che a un certo punto Soleri ha chiesto di andare a giocare di più perché il minutaggio non gli bastava più. Soleri ha avviato questa sorta di richiesta al Palermo, che lo stava per accontentare. Poi ha fatto doppietta, che in realtà anche prima della doppietta a un certo punto Soleri aveva cambiato idea, perché così Corini ha raccontato, e quindi poi niente, la trattativa col Modena è saltata, che non è stato simpatico nei confronti del Modena, secondo me, come atteggiamento, però il Palermo ha preso atto del fatto che Soleri è voluto rimanere. È saltata la trattativa Henry, con la quale avevamo già un accordo fatto, perché Henry è per me un attaccante del quale il Palermo aveva bisogno, perché è 1,92 m x 90 kg, un attaccante così forte fisicamente, col vizio del gol, per me a Palermo avrebbe fatto benissimo. Poi ci sono quelli che purtroppo si affezionano molto ai giocatori, come è successo con Valente. Io, Soleri, purtroppo, per quanto lo reputi forte a partita in corso, secondo me se Bruno si facesse male oggi saremmo nei guai, a mio parere. Però comunque va bene così, accettiamo quello che è stato fatto. Forse l'unica mancanza per me sta lì, in quella trattativa lì che è saltata. Sarebbe stato bello avere Henry, secondo me. E detto questo, poi c'è stata l'ultima trattativa. Si parlava di un Verde che era prossimo appunto all'acquisto, sappiamo tutti, è stata la novela. E poi vabbè, c'è stato un casino, voci che si rimbalzavano: Verde vabbè rinnova, non vuole più venire, Verde era una scusa per rinnovare il contratto e farsi dare più soldi. È successo di tutto, sta di fatto che Verde alla fine non è arrivato a Palermo, anche qui situazione poco simpatica nei confronti stavolta del Palermo. E alla fine il Palermo ha dirottato, non più su caso, che alla fine è rimasto a fare tribuna a Frosinone, vabbè, scelte professionali che ci dicono molto però sulla testa del giocatore. E poi si è dirottato tutto su Chaka Traoré, che è un giovanissimo, scuola Milan, che diciamo ha giocato poco, ha fatto comunque poche presenze, ma importanti, perché c'è una partita a giocare in Champions, qualche partita a giocare in Serie A. Anche in passato, anche col Parma, se non sbaglio, di aver letto. Diciamo che l'esperienza non è tanta, ma il talento invece, al contrario, sembra essere tanto. E quindi vediamo cosa ci hanno visto il Milan, cosa ci hanno visto il Palermo in questo giocatore. Siamo tutti molto curiosi, anche perché c'è un Palermo è riuscito a inserire Rinauro, qui ha fatto un buon lavoro, come per gli altri due acquisti, è riuscito a inserire un diritto di riscatto che era partito da 10 milioni, è sceso a 8, anche se dicono più bonus, non si capisce che tipo di bonus, con un, diciamo, percentuale sulla rivendita che il Milan ha diciamo, scelto del 25%, che è una cifra alta, cioè il 25% sulla futura rivendita è alta come cifra, non è bassa. Quindi il Milan crede ancora nelle potenzialità di questo giocatore, magari non totalmente, ma è difficile che il City vada a prendere un giocatore in prestito secco. Comunque, il mio voto personale al mercato del Palermo, visto che non è arrivata poi la punta a sostituire Soleri, si sono coperti tutti i reparti che andavano coperti, per me io do un bel 7 pieno. 7 pieno al mercato del Palermo. Ditemi voi cosa ne pensate qui nei commenti, se lo pensate che sia troppo, che sia poco. Fatemi sapere. Ciao!